amici, buongiorno. Ci troviamo in un campo dove è stata eseguita una potatura di l'anno scorso, quindi più o meno nel periodo, diciamo, di marzo 2017. Su che cosa? Su piante che erano, diciamo, intanto piante di 20-30 anni con dei problemi appunto di invecchiamento, quindi rami invecchiati, una vegetazione soprattutto spostata in periferia. Questo è un limone, ma la grande maggioranza delle piante era arancio. Non importa la specie, quello che importa è che anche piante come questa, con dei problemi di seccamento non di natura fitosanitaria, ma purtroppo dovute anche a una cattiva gestione della chioma e comunque per invecchiamento, possiamo con una potatura drastica ottenere il rinnovo della chioma. Come abbiamo detto anche in altri video, questo è possibile facendo non dei tagli periferici, ma dei tagli piuttosto importanti in corrispondenza delle branche. Abbiamo inventato la formula 95-45, diciamo, è un modo per ricordare cosa? A circa 95 cm di altezza andiamo a praticare dei tagli obliqui a 45 gradi in modo da... Ed ecco cosa succede dopo un anno di vegetazione. Come vediamo, abbiamo realizzato i nostri tagli e dai tagli, ecco che abbiamo realizzato, ricordiamo sempre che i tagli vengono sempre, come dire, ricoperti da un prodotto cicatrizzante e comunque disinfettante, abbiamo la fuoriuscita di una serie di germogli, alcuni dei quali saranno, diciamo, le nostre future branche. Come si vede, a distanza di un anno addirittura ci sono dei germogli che portano addirittura i fiori e quindi i frutti. Affinché si possa avere la fruttificazione dobbiamo aspettare 3-4 anni per avere una fruttificazione importante. Questo è il risultato dopo un anno dai tagli che abbiamo eseguito. Ora, come realizzare la potatura, la prima potatura di una pianta che ha reagito in questo modo? Intanto l'anno scorso, durante la corsa, noi abbiamo interrotto in una o due occasioni anche lo sviluppo di questi germogli per avere sicuramente una ramificazione di questi germogli, per evitare che potessero svilupparsi esageratamente in altezza ed essere molto, diciamo, molto deboli. Infatti, se si sviluppano eccessivamente poi possono, diciamo, facilmente scosciarsi, e questo non va bene. Quindi è necessario farli rinforzare. Un po', se ci spostiamo su quest'altra pianta, la cosa è molto più evidente. Dove c'è stata, ecco, l'interruzione dell'impatto, abbiamo due impatti, uno in questa fase, l'altro in questa fase, abbiamo ottenuto un germoglio sicuramente molto più robusto. Quindi quello che si consiglia durante il primo anno di accrescimento è in due o tre occasioni interrompere questa corsa di questi germogli vigorosi dopo aver fatto appunto i tagli drastici. Quindi sicuramente questo è un vantaggio. Da queste interruzioni, come possiamo già vedere, la pianta riparte con dei germogli che poi saranno sicuramente dei rami a frutto nel secondo anno. Quindi nel 2017 abbiamo realizzato queste capitozzature, inizio 2017, quindi questa è la vegetazione di tutto il 2017, 2018 avremo un'altra vegetazione e nel 2019 già cominceremo a raccogliere i primi frutti. Quindi come si realizza la potatura in questo caso? Intanto noi dobbiamo un po' lasciare, diciamo, sviluppare i rami esterni, che poi sono quelli che vanno a costituire il globo. Quello che è importante è realizzare una prima pulizia interna di tutti i rami che tendono ad intrecciare, quindi aprire internamente, non in modo esagerato, ma in modo da avere quindi apertura e luce interna, ecco, tagliando proprio i rami che vanno a riempire la parte interna. Noi ci aiutiamo sempre con la regola del palmo. Nel momento in cui noi riusciamo ad inserire il nostro palmo all'interno, il palmo della mano all'interno, vuol dire che abbiamo in un certo senso aperto la nostra pianta. Ecco, quindi la liberiamo dai rami interni. Come si vede, la realizzazione di questi tagli non è mai rasa, ma anche a questo livello conviene lasciare
4-5 mm di, diciamo, di margine, in modo da evitare che con i tagli rasi si possano avere, diciamo, dei inizi di ingresso di cancri o, diciamo, di funghi della carne. Ecco, quindi abbiamo visto che creiamo proprio lo spazio per il nostro palmo della mano. Ecco, una volta fatto questo, come prima operazione va bene, eseguiamo una sorta di cimatura, proprio delle cime più sviluppate, in modo da ottenere un ulteriore rinforzamento di rami che restano. Questa operazione si chiama topping. Ok, a questo punto facciamo una semplice rientro in sagoma, cioè arrotondiamo la pianta, tutti i germogli che sporgono vengono in un certo senso, ecco, tagliati. Quindi andiamo a creare una sorta di cilindro in questa prima fase, avendo cura di eliminare, ecco, qualche ramo all'interno in eccesso. Quindi a questo punto diamo un'occhiata in questa parte, che è la parte più intrecciata, la sfoltiamo di qualche ramo in sovrannumero, ecco, e a questo punto tutto sommato la nostra pianta avrà i germogli sufficienti per continuare il suo percorso di sviluppo. Quindi abbiamo ottenuto la luce nella parte centrale, addirittura i germogli più basali. Ecco, e poi, diciamo, le periferie resteranno sempre ben rinforzate, e sono quelle che poi ci danno la possibilità di andare a costituire il nostro globo. Un'altra cosa importante che abbiamo fatto, abbiamo, come dire, ricoperto questo taglio con dei prodotti cicatrizzanti e disinfettanti, soprattutto dei rameci. Ecco, come vediamo, la pianta ha reagito molto bene, ha creato molte ramificazioni, e nel corso dell'anno scorso, considerate che siamo a marzo 2018, questa operazione è stata realizzata a marzo 2017, e nel corso della stagione vegetativa del 2017 abbiamo, con questo attrezzo, abbiamo un paio di volte interrotto la corsa di queste ramificazioni, favorendo ulteriori ramificazioni, quindi acceschimento. Quindi è molto importante non lasciare, dopo aver fatto questi tagli drastici, la pianta abbandonata a se stessa, ma oltre ad essere curata dal punto di vista della difesa fitosanitaria e della nutrizione, quello che è molto importante è che si abbia un po' il controllo di questi rami molto vigorosi, interrompendoli durante l'annata un paio di volte. Ecco, dagli impatti che abbiamo eseguito, quindi dalle interruzioni, poi abbiamo avuto ulteriori ramificazioni. L'interruzione porta che cosa? A un irrigidimento, chiaramente, del ramo. Ora, quello che è importante è, in questa prima fase, fare cosa? Realizzare un'apertura centrale. Quindi noi andiamo ad aprire il centro come è aperto il palmo della nostra mano. Quindi cominciamo dal basso, la potatura viene sempre realizzata dal basso verso l'alto e dall'interno verso l'esterno. Quindi tutti i rami che in un certo senso interagiscono con la nostra apertura vanno eliminati. Quindi questo è un ramo importante, ma purtroppo è posizionato nella parte interna, quindi lo andiamo ad eliminare. Ha svolto la funzione l'anno scorso di ramo che tirava, però adesso va eliminato, perché è importante avere un'apertura al centro. Quindi liberiamo il nostro centro da queste ramificazioni. Però, ecco, diciamo che come apertura ci siamo. A questo punto, oltre eventualmente a portare la pianta allo stesso livello, quindi con un topping, realizziamo anche dei tagli laterali, in modo da dare un arrotondamento alla pianta e quindi una sua forma più armoniosa rispetto a quella che poi spontaneamente ha fatto. Quindi rientriamo, è sufficiente utilizzare questa attrezzo, che è una semplice accessoria, e quindi gli diamo un arrotondamento.
Ecco. Dopodiché, quindi arrotondamento, topping, apertura centrale, eventualmente andiamo ad eliminare proprio qualche ramo che sembra intrecciarsi con gli altri, ma qualcosa di veramente limitato. Dobbiamo eliminare anche queste reazioni di eccesso di ramificazione, veramente delle pulizie molto, o delle selezioni molto rapide. Questa è un po' la nostra pianta finita, che si presenterà armoniosa, aperta, e che comunque darà la possibilità adesso ad altre ramificazioni di ripartire e di impostare la pianta. Quindi deve essere fatta selezione, sì, ma molto gradualmente, e non intervenire con una pesante selezione. Nello stesso tempo non possiamo abbandonare la pianta a se stessa, altrimenti il fatto che sia chiusa all'interno potrebbe essere la causa predisponente di una serie di attacchi sia di natura fungina che diciamo legata ad insetti e quant'altro. A questo punto non ci tocca altro che seguire la pianta, eventualmente intervenire durante l'estate un'altra volta, e poi le potature negli anni saranno solo realizzate all'inizio della ripresa vegetativa. Questa è una pianta che sicuramente realizzerà germogli più deboli, quindi è stata capitozzata nel 2017, nel 2018 realizza germogli deboli, e nel 2019, quindi a 2 anni dalla potatura drastica, va già in produzione.